bilancio personale, anche questo a mio avviso molto positivo, allo stesso tempo molto doloroso, perché comunque anche se la struttura è una struttura piccola, un'unità minima, il discorso di fare il sindaco in questi piccoli comuni è assolutamente gravoso e deve essere visto anche un po' come una missione, perché non ci sono orari, non ci sono spazi da potersi ritagliare, perché in tutti i momenti succede qualcosa e uno deve essere lì presente e deve agire sul territorio. A livello di energie, ripeto, molto dispendioso, ma dall'altra parte anche molto gratificante, nel senso che quando uno riesce a risolvere i problemi, vedi nel cittadino e nell'abitante proprio un punto di riferimento per la gestione del territorio e per appunto, la risoluzione dei problemi. Dedicare 10 anni della tua vita all'amministrazione pubblica non penso sia poca cosa. Certamente lo fai con passione e lo fai mirato a quelli che sono le tue idee e i tuoi saperi, anche le cose che piacciono personalmente. Dedichi ore, impegno, che togli sicuramente in primis alla famiglia e al lavoro. Però alla fine vedi i risultati, vedi la risposta anche della popolazione e sicuramente quello ti fa dimenticare tutto quello che hai lasciato, tutto quello che diciamo, hai tolto agli altri. Ormai non è facile fare il sindaco, soprattutto in un piccolo comune dove sicuramente il volontariato, l'impegno personale è la cosa principale, se vuoi avere dei risultati, perché purtroppo non è più solamente la gestione ordinaria, ma è quella straordinaria di tutti i giorni che ti permette di avere dei risultati. Parlare di politica in un comune piccolo come il mio penso sia eccessivo, nel senso noi eravamo una lista civica, quindi proprio un bilancio politico non penso si possa fare, è più appunto un bilancio personale. Sicuramente fare sindaco in un piccolo comune ti dà grandi soddisfazioni e anche grandi problemi, nel senso che poi alla fine sei a diretto contatto con la gente, con i tuoi cittadini, quindi tra virgolette ti vengono a suonare il campanello per qualunque cosa, è più diciamo, una soddisfazione personale. Diciamo che poi alla fine vedi i risultati, perché comunque essendo un paese piccolo riesci bene o male a portare a termine quello che effettivamente vuoi. Forse in una città più grande fai un po' quello che ti dicono appunto i partiti, diventa una cosa politica più che una cosa personale. In un paese piccolo allora hai il tuo consiglio e bene o male le idee del consiglio riescono a realizzarsi, quindi vedere anche le opere alla fine realizzate.